Che dite? Finirà questo gioco? Secondo il playthrough completo su YouTube che c'è, secondo la guida che c'è su internet, dovremmo essere quasi alla fine. Manca un paio di combattimenti con Lin, poi dovrebbe esserci uno con Anna e un altro con Eachi. Ce la farò? Non lo so. Questo gioco mi ha sedotto veramente letalmente perché avrei potuto abbandonarlo perché alla fine non è un gioco che sta piacendo a chi mi segue su Twitch. A proposito, come sempre siete invitati nei canali in basso, nei link in basso. Quindi dicevo, non sta piacendo né a chi mi segue su Twitch né tantissimo a me. Me lo tengo in collezione semplicemente perché mi piace relativamente alla saga di Tekken. Nina è uno dei personaggi, diciamo, più belli, se non la più bella di Tekken. Diciamo, conoscere la sua storia non è stato cattivo, insomma, come cosa. Almeno quello, diciamo. Poi è sigillato, raga, quindi questo qua a livello collezionistico vale. Comunque, un intro che esprime tutta la mia voglia di giocare a sto gioco. Dai, ce lo dobbiamo togliere dalle scatole. Infatti lo sto facendo in orario pomeridiano perché almeno la sera che c'è un po' più di gente si godono. Si godono qualcosa che gli piace. Allora, avevo fatto F3, eh? Sì, abbiamo preso la via, dobbiamo andare nella stanza del comandante. Tanto quelle monete. Ma sicuramente è qualcosa che ai fini del se uno ci rigioca, sicuro. Ah, questa è quella che abbiamo ucciso all'inizio. Rieccila. Ma si vedrà di nuovo tutto male, perché con la nebbia non ho capito perché. Fa così però, vabbè. Pazienza. Come l'abbiamo fatto la prima volta, lo facciamo anche adesso. Tra poco tramonterà il sole, diamoci una mossa.
Ne ho avuto abbastanza, mi stai facendo perdere tempo. Lo farò io. Ehi, la bambina resta, quindi pianta l'amico. Ho il grilletto facile. Dispiace tanto. Lo sapevo che crashava, quindi ho fatto bene a farmi il salvataggio. Come risolvere sta cosa? Io boh. L'altra volta, la prima volta crashò. Però poi la seconda andò bene. Tra poco tramonterà il sole. Diamoci una mossa. Ne ho avuto abbastanza. Mi stai facendo perdere tempo. Lo farò io. Ehi. La bambina resta, quindi pianta l'amico. Ho il grilletto facile. Dove sta sta merda? No, allora devo fare qualcosa, allora. Non vuole andare. Mi sono salvato queste impostazioni. Provo a levare. Vediamo se va così. La ricreazione è finita. Pagherai la tua
insolenza con il sangue. Pagherai la tua insolenza con il sangue. Hai sbavato il trucco. Sei un orrore. Che stupida. Che stupida. Sarai uno dei miei trofei preferiti. Ok, rimesso le impostazioni di prima. Faccio un F1 per sicurezza. Come fare in cura? Edgar? Edgar Grant.
Immagino che anche quello sia un nome falso. Che cosa posso dire? Anche tu sei uno spazzino. Grazie a Lucas è andato tutto storto. Dovrò distruggere anche questa nave. Non vorrei farlo, ma non ho scelta. Devo cancellare tutto. Non vogliamo pubblicità. Ah, il programma originale era che tu sopravvivessi per testimoniare sulla mia morte. È proprio una sfortuna che debba finire così. Ci vedremo all'inferno! E lei è stata spappolata e non è morta. Quello invece di colpi e muore. Ok. Sta mania di distruggere il mondo. Ma allora crepa. Prima o poi moriamo tutti. E bene, moriamo. No, no, no. Non c'è via di scampo. Thank you.
Questo boss è di un cesso. Ti farò pezzi. Mi dispiace tanto. Sbavato il trucco. Buonanotte, Nina. Che ragazza stupida. Annaccia. Vaffanculo sta boss di merda. Ah. Così giovane e forte. Muori. Ma anche muori. Tu sfiorirai e morirai. Intanto comincia tu, poi ti raggiungo.
Buonasera. Come la va? Capisco. Ah, ho capito come si fa. Bene, lei? Tutto bene, Raffo. Ma la barba? L'ho accorciata, l'ho un po' ripulita. Ok, un attimo, quindi... Thank you.
Minchia, 10 secondi adesso. Sei un quadrato. Ce l'ho. No. Quadrato è difficile, cioè dove si fa? Quella lì è giusta perché ho visto che si è accesa, quindi... Ce l'ho fatta. Sequenza di autodistruzione attivata. A tutto il personale, evacuazione immediata. È lui. Sistema di autorizzazione d'emergenza in fase di attivazione. Attivata detonazione delle parti anteriori. Prepararsi all'onda d'urto. Io però non mi ricordo dove devo andare, raga. Quindi non mi dite nulla, ma... Raffu, ti vedo sempre più... meno spesso qua, come mai? Andare nella stanza quella lì sotto.
5, 4, 3, 2, 1. Raffu, che mi racconti? Attivata detonazione delle paratie centrali. Prepararsi all'onda d'urto. 5 4 3, 2, 1. Non è finito. Ma non c'è più il conto alla rovescia. Non è ancora l'ora della nanna. Yeah.
hai fame? Mangia che io, mangia che io. Siamo maldestre, eh? Ti odio, Nina! Sta finendo che io. Ancora. Vabbè. Sono cambiata da allora. Usiamo il defibrillatore, sì. Tutto qui. Ultima boss fight. No, penultima questa. Dopo ci sarà una bella sorpresa. Che io mi sono spoilerato perché sono un coglionazzo. Che fastidio. Via 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 via! No, mannaggia, non voleva male. La ricreazione non è finita. Niente male. Sei cambiata affatto, sorellina. Madonna, io non immagino quella dopo, che cazzo sarà. Ma punta a lei. Yeah.
No. Ah. Come la va? Sono concentrato a fare ste boss fight. Che dopo non è, cioè, dopo ce n'è una ancora più caga, cazzo. Ma Anna Williams ci sta, io poi non l'ho seguito più tanto Tekken, ci sta poi mi pare negli altri Tekken, sì. La ricreazione non è finita. Come devi spiegare perché non si fanno? Sei una tale shock. Mannaggia quella... Tutto qui! È proprio come ai vecchi tempi. Oh, ecco che... finita. No! No! Guarda lì da dove sono cominciato. Non ci credo, guarda, non ci credo. Gioco del cazzo. La ricreazione non è finita. Me li sono conservati apposta i defibrillatori. Siamo maldestre, eh? Aspetta un attimo, no. Spostati da qua. Io
Niente male. Sono cambiata da allora. Mi critichi sempre, sorellina. Ma dai, io ho frantumato il femore. È ancora che parla. Che non ho fatto F1 prima. Stavo già. Mi ha fatto l'onda energetica. Senza quick save sta roba, raga, che cos'era? Alloname. E chi sono? E dai. Posizionala. Perché? E Mzora, perché mi odi? Perché? Sono cambiata da allora.
No, devo farcela senza defibrillatore, che mi servono per dopo. Questo, ancora sano questo braccino, speziato. Non è finita. Fra poco tramonterà il sole. Diamoci una mossa. Ne ho avuto abbastanza. Mi stai facendo perdere tempo. Lo farò io. Ehi, la bambina resta. Quindi pianta l'amico. Ho il grilletto facile. Bastardo! Nino! Nino! Ma non si è capito che ce faceva qua, Nina. Cioè, perché questi l'hanno attaccata? Io non l'ho capito. Invertiti i ruoli. Ora siamo pari, sorelli. Se siamo fortunati, non ci servirà il tuo aiuto. Ma se sarà necessario, conteremo su di te, spazzina. Finito? Non c'era Ayachi, dovevo combattere contro Ayachi. Wise il calcio quello finale. Quello che ha fatto tipo così. What the... Ma io dovrei combattere contro Ayachi. Scusami, eh. Tanto che va qui la roba.
Levo l'audio a sto coso perché non vorrei che la musica mi rompano le scatole. Però è altamente strano che, cioè io, il playthrough che sto vedendo io combatte contro Aiaci. Ah, ma penso sia una cosa, secondo me questo ha inserito qualcosa nella partita, perché innanzitutto c'ha le armi infinite, poi c'ha una borsa d'oro nell'inventario che io non ho. Secondo me, quando uno ci rigioca, praticamente io rigiocherei il finale usando tutto l'inventario. E a saperlo, porca miseria, che finiva, perché nel finale che ho visto io nel playthrough, praticamente quando arriva Anna, esce scritto: Nina è stata sfidata, vuoi combattere? Sì, no. Metti sì, però nel momento in cui metti sì, arriva Yachi, dà un calcio ad Anna, proprio la spinge via, sbubum, e ti picchi nel finale con Yachi. Non ho capito perché non è capitato qui. Forse ripeto, secondo me c'è una seconda rigiocata, perché questo qua comunque nel pretrucia, ripeto, c'ha un'arma infinita e sta borsa oro nell'inventario, quindi credo sia questo il motivo. No, no, Doom 64, tranquillo, Vinny, dopo cena, eh. E modalità Anna sbloccata, modalità sfida sbloccata, modalità cecchino sbloccata, modalità serratura alveare. Sì, guarda, ho tutta proprio una voglia di giocarmele tutte, tutte proprio. Eccola, vedi, infatti, quello l'aveva già finito una volta il gioco. Borsa da viaggio, è questa quella che c'ha. Salvo, ma tanto. Per l'amor del cielo, chi ci gioca più? Quindi niente, alla fine è una cosa alternativa. Anzi, facciamo così. Vuoi rinunciare? In che senso? Sì. Vabbè, ciao, addio. Ciao e addio. Ecco perché allora quello si ritrovava le cose come ho detto io. Allora, raga, facciamo così. Vi faccio vedere giusto la parte di appunto Aiaci che dà il calcione a. Allora. Vinny, non ti preoccupare, Vinny. Ok. Così almeno. Diciamo che per completezza lo faccio vedere pure a voi. Dai, la mettiamo qua, penso che così va bene. E dice ci c'è. Allora. Vedi.
Vuoi essere sfidato? Aspetta, facciamo un po' più indietro. Qua arriva per esempio la parte in cui inizia il combattimento con Anna. Nina è stata sfidata a combattere. Vuoi combattere? Sì. Boom, arriva Iaci. E combatti contro Iaci. Quindi è sicuramente nella modalità quella lì successiva, insomma, alla prima cosa. Il combattimento, raga, è praticamente lo stesso che c'è contro Anna, cioè devi ammazzare Iaci. Poi il finale è lo stesso, non cambia nulla. E niente, raga, era giusto per farvi vedere anche questa cosa qui. Arriva Iaci che fa. Poi vedete, tra l'altro, è giovane pure qui, Iaci è più giovane. Che figata. Vinny Cognetti. Da dove ti è uscito Vinny Cognetti? Perché nominare robe di. Ah, Vinny, dici il nome. Però te così ti spoiler i giochi. No, in teoria io il finale non me l'ero spoilerato. Ma più che altro perché questo qua mi è servito da guida, raga. Come quando giocavi alla PlayStation 2. Quando giocavi i giochi nella PlayStation, che non c'era internet, tu usavi le guide quando un gioco ti dava un po' di difficoltà. È praticamente quello che ho fatto io anche adesso, visto che comunque sono in blind run, è come se avessi usato una guida. Che poi io effettivamente ho usato anche la guida, in altre occasioni. Le hanno inventate apposta, quindi ci sta. E niente, raga. Salutiamo la pacca di Nina. E niente, finalmente è finito sto gioco. Nella live torno subito. Mi è fatto venire in mente Max Payne quando è nominato a Vinny Cognetti. Guarda, una cosa incredibile. Cioè, ci sono, ragazzi, i gameplay di Max Payne sul mio canale. Visionateli sul canale YouTube, ma soprattutto venite sugli altri social di cui trovate i link nella descrizione. Scollo. Non chiudo la live, torno subito.